Ben ritrovati, gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Tante anche oggi le notizie che andremo ad approfondire nel corso di questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est. In primo piano l'arresto di un militare a Casarsa della Delizia, accusato di molestie sessuali e anche di violenze. Mattinata di incidenti stradali quella di oggi, arresto di due persone a Trieste. Parleremo anche poi di vaccini, di prospettive, di speranza. Domenica 27 sarà il V-Day, non il Vaffa-Day alla Beppe Grillo, ma il Vaccino-Day. Tra i primi ad essere vaccinati contro il Covid-19 sarà Luciano Clarizia, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Regione Friuli Venezia Giulia, oltre provinciale anche regionale, che oggi pomeriggio insomma ci ha confidato le sue impressioni. Tanta carne al fuoco, ospiti in studio, attualità come sempre. Ovviamente ospiti in studio si fa per dire, perché già da diverso tempo, ve lo ricordo, abbiamo deciso, per tutelare la salute nostra e quella dei nostri ospiti, insomma, di rinunciare insomma ad avere persone proprio fisiche all'interno dei nostri studi di Viale Venezia, soprattutto per evitare situazioni di assembramento. Prima però di proseguire, i saluti che arrivano dai colleghi della redazione di Udine e da quella del Veneto. A voi la linea. Ben ritrovati dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste. In primo piano le offese mosse sui social media alla consigliera comunale di Udine, Cinzia Del Torre, e l'arresto di due persone a Trieste per ubriachezza molesta. Riprenderanno inoltre, a partire dal 27 di dicembre, i voli diretti a Londra da Ronchi dei Legionari. Per quanto riguarda la nostra parte, la proroga dello sconto sul carburante a livello regionale e gli investimenti del settore agricolo rivolti ai giovani. Spazio anche alla sconfitta rimediata ieri sera dall'Udinese contro il Benevento. La linea adesso al collega del Veneto. Grazie della linea, un saluto dalla nostra redazione del Veneto. Italia in zona rossa, prima giornata che ci accompagnerà a queste festività caratterizzate dalle restrizioni imposte dal Covid-19. Faremo il punto della situazione e soprattutto ci focalizzeremo sui controlli previsti proprio nelle giornate più calde. C'è preoccupazione da parte degli esperti per l'ipotesi di una terza ondata proprio dopo il periodo festivo, ma anche il vaccino contro il Covid-19 che tiene banco arriverà domenica in Veneto, e in Veneto orientale l'appuntamento è con il Covid Hospital di Jesolo. Mattinata di incidenti quella di oggi invece nel porto gruarese, con una ragazza di 27 anni ferita. Non perdetevi anche l'edizione veneta del nostro telegiornale con tutti gli approfondimenti di giornata. Rimanete con noi, linea Pordenone. Grazie anche ai colleghi. La domanda che avevamo proposto nell'edizione precedente la leggiamo: Covid ovviamente è tutto tarato sul Covid-19, lockdown di Natale, domani scatta la zona rossa, maxi controlli in città e sulle autostrade, sei d'accordo? Sì, l'11% di voi, no, il restante 89%. Ed è sempre ovviamente di Covid che si parla, perché domani sarà il giorno di Natale, tra restrizioni, tra anche rinunce a frequentare amici e parenti, addio ai cenoni o ai pranzi di Natale, anche perché il governo e anche le amministrazioni locali metteranno in circolazione forze e squadre speciali delle forze di polizia per controllare le abitazioni, se tutti rispetteremo i vincoli e le disposizioni preposte. L'obiettivo è far sì che le regole sul quasi azzeramento degli spostamenti decisi dal governo siano rispettate. E per questo nel veneziano, ma in tante altre realtà locali, le forze dell'ordine saranno inflessibili e andranno loro stesse alla caccia dei furbetti. Come? Con la creazione di una squadra incaricata di vigilare sulle abitazioni private. Questi agenti entreranno in funzione ogni qualvolta arriverà una segnalazione alla centrale operativa di feste private senza rispetto delle regole. I poliziotti quindi suoneranno il campanello e faranno aprire e verificheranno la segnalazione. Vi ricordo a scanso di equivoci, che si può
andare a visitare i parenti, non più nel numero di due persone oppure quattro, ma devono essere due figli sotto i 14 anni, quindi minorenni, e si può fare soltanto uno spostamento. Ovviamente queste sono le regole, sappiate bene che saranno intensificati i controlli su strade, autostrade e quant'altro, quindi poi dovrete anche esibire la certificazione. Ma siete d'accordo? Covid e chiusure, squadre speciali delle forze di polizia per i controlli nelle abitazioni, ce lo fate sapere se ritenete opportuno i metodi, come sempre li vedete in sovraimpressione. Violenza sessuale, sequestro di persona, militare dell'esercito arrestato, andiamo a Casarsa della Delizia. Un militare dell'esercito è finito agli arresti domiciliari a Casarsa con l'accusa di violenza sessuale, un episodio tentato e uno consumato, e sequestro di persona. A denunciarlo ai carabinieri, due donne, una di 44, l'altra di 60 anni, di professione badanti. Entrambe in cerca di un impiego avevano pubblicato un'inserzione su subito.it proponendosi per l'assistenza agli anziani o per le pulizie domestiche. Un certo Mario ha risposto agli annunci. A fine novembre ha contattato la 44enne 12 giorni dopo la 60enne. In entrambi i casi ha proposto loro un lavoro come badante di una sua anziana zia che agli investigatori però risulta inesistente. Con questo pretesto, ha accolto per un colloquio nella propria abitazione a Casarsa le due candidate al lavoro, la prima il 27 novembre, la seconda il 9 dicembre. Gli incontri hanno preso però una piega inaspettata. La prima donna ha denunciato ai carabinieri che l'uomo, nell'elencarne le mansioni, ha sostenuto di soffrire di una forma di incontinenza, patologia, che a suo dire necessitava di una stimolazione giornaliera. Con questa scusa si è abbassato i pantaloni. Per questa ragione, il PM Marco Faion, titolare dell'indagine, ha ipotizzato anche il sequestro di persona. Agli inquirenti, la sessantenne ha detto che l'uomo le ha chiesto se fosse disponibile a fargli dei massaggi. L'ha obbligata a sedersi sul divano, bloccandole i polsi per impedirle di scappare. Le ha fatto alzare la maglietta e ha compiuto atti osceni di fronte a lei. Da qui l'ipotesi di violenza sessuale. Per questo motivo Pierluigi D'Alfonso, 38 anni, graduato di truppa, originario dell'Aquila, si trova ora agli arresti domiciliari. Mattinata di incidenti stradali, quella di oggi nel Porto Gruarese, a Cinto Caomaggiore, ferita una 27enne. Mattinata di incidenti, quella odierna nel Porto Gruarese. Il più grave si è verificato a Cinto Caomaggiore attorno alle 11 in via Pordenone, in località Settimo, lungo la strada regionale 251, arteria che conduce al vicino Friuli Venezia Giulia. Una ragazza di 27 anni di Pramaggiore è uscita di strada mentre si trovava al volante della propria auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la conducente dalle lamiere contorte del mezzo, affidandola alle cure dei sanitari del SUEM 118. Dopo averla stabilizzata, la ragazza è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale di Porto Gruaro in gravi condizioni. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale. Questa mattina, prima giornata di zona rossa, il traffico era meno sostenuto rispetto a ieri, ma gli interventi non sono mancati, tra questi il soccorso a una donna da parte dei vigili del fuoco a Teglio Veneto in via Cordovado. Una motrice invece è finita all'atto della carreggiata San Michele al Tagliamento e un'auto uscita di strada a Bagnarola di Sesto a Reghena. Il bilancio è stato di una persona ferita. Arrestate invece due persone a Trieste nella serata di ieri per ubriachezza molesta il servizio. Ieri mattina la volante della questura ha sanzionato amministrativamente per ubriachezza e per non indossare la mascherina un cittadino macedone del 1959. In palese stato di alterazione alcolica, con una bottiglia di birra in mano, molestava le persone all'esterno di un bar in via Carducci. Ieri sera, infine, prima della mezzanotte, una cittadina croata del 1984 è stata denunciata per guida in stato di alterazione alcolica. A bordo di un'autovettura è uscita autonomamente di strada in via Revoltella. Non ha riportato ferite. Sul posto una volante e una pattuglia della polizia stradale. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata sottoposta all'alcol test ed è risultata positiva. Sono rimaste coinvolte e danneggiate altre 4 autovetture in sosta. La donna è stata anche sanzionata amministrativamente in quanto ha violato la normativa antipandemica trovandosi a quell'ora in strada senza giustificato motivo. L'ospite è Monsignor Angelo S. Santarossa, sentiamolo in questo video messaggio.
Buonasera. Non potevo non essere presente in questa vigilia di Natale, in questa notte di Natale. Prima dell'augurio, un pensiero che ricavo dalla Santa Messa che celebreremo domani, che inizierà con queste parole: mentre il silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era metà del suo cammino, la tua onnipotente parola, Dio, dei cieli è venuta ad abitare in mezzo a noi. L'impossibile, l'inimmaginabile, l'inenarrabile è il mistero del Natale, un Dio con noi, un Dio bambino. Secondo pensiero è che questo bambino dovremmo avere il coraggio in questi giorni di festa di fermarci un attimo solo davanti al più piccolo e più povero dei presepi e guardare il bambino Gesù e domandarci perché, che significato ha, che cosa ci dice. Forse è un segno di speranza, è un segno di fiducia, è un segno di gioia, sì, di gioia, per vincere la paura e per sapere che non siamo soli perché Dio non ci ha abbandonati. Un grazie particolare ai medici, agli infermieri, agli uomini della sanità che passeranno queste notti e queste feste nelle corsie degli ospedali. A loro una preghiera. Noi vi raccomandiamo il Signore che vi mantenga nella salute, ma soprattutto perché possiate, voi lo potete fare, fare l'ultima carezza ai nostri cari che magari stanno passando da questo mondo all'altro mondo. E infine a tutti voi, telespettatori di Telepordenone, al mio amico direttore Alberto Comisso, a lui e a suo piccolo Filippo, gli auguri di buone festività, nella gioia, nella serenità e nella pace delle vostre famiglie, e che il Signore vi accompagni e vi benedica tutti. Grazie. Ovviamente ricambiamo i graditissimi saluti e auguri di buon Natale. Proseguiamo col telegiornale. Vaccino contro il virus. Domenica le prime dosi al Covid Hospital di Jesolo. I contagi in Veneto orientale viaggiano a una media di circa 200 al giorno. I ricoveri invece sono 125. In Veneto orientale, nel giorno della vigilia di Natale, sono 2.000 i cittadini contagiati dal Covid-19. La media è di 200 positivi al giorno, secondo quanto fatto emergere dall'azienda sanitaria. I ricoverati totali sono 125, di cui 15 in terapia intensiva al Covid Hospital di Jesolo, area critica praticamente piena. Il comune che registra più casi è San Donà di Piave con 428 contagiati, segue Jesolo con 276, Eraclea con 155, Porto Gruaro 136 e San Stino di Livenza 135. Le realtà con meno positivi sono Cintocao Maggiore 17 e Teglio Veneto 15 positivi. Guardando ai trend, nella settimana dal 14 al 20 dicembre si è verificata in Veneto orientale l'impennata più importante con ben 1.361 casi in 7 giorni. Domenica mattina alle 7 arriveranno a Jesolo le prime 50 dosi di vaccino che verranno sottoposte al personale sanitario dell'ospedale in base al protocollo stilato dal Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto. I primi saranno i medici dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive, quindi i sanitari, come per esempio i medici di base che lavorano sul territorio e i colleghi delle USCA. Poi sarà la volta dei soggetti più deboli, a cominciare dagli ospiti delle case di riposo e quindi la popolazione anziana. Abbiamo raggiunto al telefono Giuseppe Di Sabatino, coordinatore regionale della UIL FPL, parlando di vaccino come unica via d'uscita da questa terribile pandemia. Sentiamolo.
Giuseppe Di Sabatino è un sindacalista, ma impegnato anche nel mondo della sanità in un momento questo difficile per tutto il settore ed è anche un momento caldo sul fronte della tensione sociale. Abbiamo visto anche le minacce arrivate direttamente al presidente del Veneto, Luca Zaia. Per voi che lavorate all'interno del settore sanitario Di Sabatino, che clima si sta respirando? Allora, il clima che si sta respirando nell'ambiente sanitario è un clima duro, di sofferenza, di abnegazione, ma con grande senso di responsabilità, soprattutto verso la propria professione e quindi verso i pazienti. Le minacce in questo senso, su cui stanno indagando anche le forze dell'ordine, hanno scosso un po' tutto il mondo politico, tutto il Consiglio regionale ha espresso solidarietà al presidente del Veneto Luca Zaia. Che cosa ne pensa anche come sindacalista? Penso che in questo momento di emergenza, in questo momento così drammatico per la storia dell'Italia e del mondo, penso che bisogna stare intorno alle figure istituzionali, che il momento per poter criticare eventualmente anche dell'istigazione deve essere messa da parte, perché bisogna fare quadrato intorno alle istituzioni, intorno al presidente, perché è un presidente che ha dato tanto, che ha lavorato tanto, che ha rinunciato alle ferie, che ha fatto tutto quello che poteva essere nei limiti umani, che ha avuto la lungimiranza di farci uscire nel marzo ultimo scorso da una situazione drammatica, il Veneto ne è uscito bene e che adesso purtroppo la situazione è ancora più drammatica e quindi mai come oggi e come in guerra bisogna stringersi davanti alle istituzioni e tranquillizzare soprattutto i pazienti. Domenica arriveranno in Veneto le prime dosi di vaccino. Come viene accolta, insomma, questa novità? Si partirà dalle categorie sanitarie, ovviamente, e poi dai più anziani. C'è un po' di paura da parte dell'opinione pubblica, per questo vaccino, ma io sono uno di quelli che lo farà. Non ho paura e lo sa benissimo, no? Però bisogna farlo, perché la prevenzione è tutto, oggi come oggi, non essendoci una terapia così specifica, e il distanziamento e l'isolamento. E il vaccino ben venga, speriamo che ne usciamo da questa drammatica situazione. Sta arrivando anche in Friuli Venezia Giulia il vaccino anti-Covid. Domenica si comincia le ultimissime notizie che ci arrivano dal fronte. Arrivano le prime dosi di vaccino in Friuli Venezia Giulia. La campagna anti-Covid domenica inizierà in tutta Europa. Il 27 dicembre sarà il Vaccine Day e sarà un giorno indimenticabile non solo per la dottoressa Ariella Breda di Monfalcone, che riceverà per la prima volta il vaccino, ma per tutti coloro che dall'inizio della pandemia piangono quasi 1500 morti, salvano vite nei reparti ospedalieri e per le persone che in questi mesi hanno dovuto rinunciare agli affetti e alle libertà individuali. Al Friuli Venezia Giulia sono state assegnate 50.960 dosi per riuscire a immunizzare 25.047 persone. Le prime 265 fiale destinate alla nostra regione varcheranno la frontiera italiana la notte di Natale e saranno consegnate dall'esercito entro le 7 di domenica. Sarà un momento emozionante. Il vaccino accende una luce in fondo al tunnel. Scortato dai carabinieri, il camion frigo la notte di Natale varcherà la frontiera italiana con le 9.750 dosi, destinate al laboratorio dell'ospedale Spallanzani di Roma, trasformato in hub centrale del vaccino anti-Covid. Qui le dosi saranno divise in 20 confezioni, una per ogni regione, e affidate ai militari per il trasporto negli altrettanti siti protetti allestiti in tutta Italia. Se la destinazione sarà contenuta all'interno dei 300 km, il vaccino viaggerà via terra, mentre per le distanze più lunghe entreranno in campo gli elicotteri e i velivolo dell'aeronautica da pratica di mare. I trasferimenti impegneranno le forze armate nella giornata e nella notte del 26 per garantire la consegna nei centri entro le 7 del 27 dicembre. E come vi dicevamo nel pomeriggio di oggi è venuto a trovarci Luciano Clarizza, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche del Friuli Venezia Giulia. Sarà
Lui, uno dei primi operatori alle 9:40 spaccate domenica mattina, a sottoporsi al vaccino anti-Covid. Sentiamo allora in questa intervista che cosa si dice e soprattutto le aspettative che lo stesso Clarizia ha attorno alla vaccinazione. Presidente, domenica c'è il giorno dei vaccini, dalle parole ai fatti, sarà un giorno storico per tutta l'Europa. Pare anche brutto dire storico, ma purtroppo rispetto alla situazione che stiamo vivendo è una parola forse appropriata. E so che tra altre cose lei sarà uno dei primi, personale ovviamente sanitario, che si sottoporrà alla vaccinazione anti-Covid. Ha paura? Ci sono dei rischi? Si sente tranquillo? Ma guarda, direttore, sono non tranquillo, di più. Sono convinto di quello che faccio, lo faccio sicuro, perché poi, insomma, chiaramente mi sono informato, abbiamo seguito anche gli studi fatti su questo vaccino, un vaccino estremamente sicuro. Quelle poche, insomma, controindicazioni sono quelle classiche di tutti i vaccini che normalmente ogni stagione vengono fatti, quindi non ho alcuna paura a farlo, anzi lo faccio volentieri, lo faccio anche per dimostrare a tutti i colleghi, a tutte le persone, che non c'è nessun rischio e che è corretto fare questo vaccino. È corretto perché se tutti ci vacciniamo abbassiamo sicuramente quello che è il problema fino a farlo scomparire del tutto. Quindi mi raccomando, nessuna paura, rispondete in modo positivo quando sarete chiamati a fare questo vaccino. Oggi incominciamo noi operatori sanitari, poi sarà il turno, insomma, delle persone più anziane e poi man mano di tutta la popolazione. Quindi fondamentale, il 27 alle 9:40 io sarò vaccinato e sarò felice di farlo a tutti gli effetti. Poi magari il giorno dopo scopriremo che effetti, perché si è parlato abbondantemente di questo vaccino, si è parlato anche di qualche probabile effetto collaterale, nulla di che immagino, no? Riusciamo a tranquillizzare tutti, dottore? Ma guardi, assolutamente, gli effetti collaterali che si sono visti, insomma, quei pochi effetti, sono stati un po' di arrossamento della cute, qualche linea di febbre che può succedere come tutti i vaccini, insomma, ci può stare questa reazione, quindi io dico, insomma, è un vaccino che è stato, fatemi passare il termine anche brutto, collaudato su tantissime persone dai 16 anni in su, quindi nessun effetto così importante o devastante tale da dover bloccare la sperimentazione. Tanti dicono e si preoccupano, dice, ma sai, un vaccino fatto in così poco tempo, pochi mesi, normalmente ci vogliono anni per far sì che un vaccino abbia la sua certificazione. Ma è chiaro, se viene fatto in una normalità è corretto che ci vogliono degli anni. Qua è stato investito tantissimi, tante, insomma, risorse economiche, di personale, quindi di ricerca. È chiaro che sono ristretti così i tempi e si è permesso chiaramente di avere un vaccino sicuro, pronto e che può essere sicuramente testato senza alcun problema su tutti quanti e bloccare una volta per tutta questa maledetta pandemia. Facciamo capire un po' meglio a casa, dottore, la situazione. Lei si vaccina, ma continuerà o no a utilizzare la mascherina? Assolutamente sì, anche perché questo vaccino prevederà una seconda dose. Solo dopo la seconda dose effettivamente si può dire che siamo arrivati a una copertura totale. Questo copre per il 95%. Però è chiaro, a prescindere da questo, la mascherina la porterò egualmente sempre, anche se dovessero dirmi che io sono a tutti gli effetti, insomma, immune, perché devo dare anche l'esempio e dimostrare agli altri che è importante continuare, fino a che non è debellata questa malattia, a seguire tutte le regole, quindi mascherina, lavaggio delle mani, distanziamento. Mi raccomando, so che è dura, stiamo passando un momento tutti critico, insomma, in questo periodo, perché stare lontani, stare chiusi nel periodo natalizio, durante queste feste che sono il momento importante per riunire le famiglie, gli amici, è difficile per tutti, però lo stiamo facendo con uno scopo molto chiaro, riuscire sicuramente a passare poi il prossimo Natale in un modo diverso, nuovamente tutti insieme e in famiglia e con gli amici, perché ce la faremo. Vedrete che questo vaccino ci darà certamente la liberazione una volta per tutta e finirà questo momento di criticità che stiamo vivendo ormai da troppi mesi. Lei ormai non ha un attimo di tregua da mesi, il suo lavoro, essere diventato anche presidente regionale dell'ordine. Mettersi a disposizione del cittadino, anche quando, insomma, il cittadino, l'amico, il conoscente, ti chiama, dice: Luciano, ho un dubbio, mi fai il tampone? Luciano, io l'ho visto, è di persone, e veramente lo devo ringraziare a nome della collettività, perché li trovi veramente uno su un milione, così prende la sua borsa e viene ovunque a farti il tampone. Ecco, dottore, però lo sfinimento del personale non sanitario, più volte io e lei abbiamo parlato, abbiamo detto: Luciano, ci diamo del tu, no? Ovviamente
è un po' informale, no, la questione, quando ci vediamo una pacca sulla spalla e ovviamente insomma, ci diamo del tu. Ti vedo stanco, provato, hai gli occhi veramente insomma, che parlano, ecco, da soli. Che situazione state affrontando come personale sanitario in questo momento? Anche perché, come lei mi diceva prima di cominciare questa intervista, anche oggi tra amici e conoscenti più di 20, tutti asintomatici ma tutti positivi. No, confermo, la direttore ha toccato veramente il tasso dolente. Non è semplicemente una stanchezza fisica, è molto più legata alla parte psicologica, perché non si stacca mai purtroppo la testa. Io, ma vedo, è peggio di me chi poi realmente lavora nei reparti, quelli in prima linea, terapia intensiva, reparti Covid. Non si riesce mai a staccare, sono mesi che siamo sempre H24 sotto stress, sempre insomma condizionati da questo maledetto virus. Tu fai le tue 8, 9, 10 ore di lavoro, poi torni a casa, sei purtroppo costretto a restare chiuso nella tua casa, perché come adesso siamo in zona rossa, non puoi andare in giro, non puoi, come dire, banalmente anche scendere con la moglie, col figlio, col marito per andare a bere un caffè, quindi staccare un attimo, andare al cinema. Tutto questo chiaramente influisce in modo importante, non a caso tanti colleghi stanno soffrendo moltissimo di questo post-trauma proprio da Covid, e anche come ordine ci stiamo attivando, dopo che l'ha fatto anche l'azienda, per far sì insomma che vi sia anche un supporto importante, psicologico, di gente che insomma che è esperta e che riesce in qualche modo a farci un po' tranquillizzare, aiutarci a tornare un po' alla normalità. È difficile, io non lo nego, sono molto stanco e quindi posso immaginare quanto più stanchi di me sono i colleghi appunto in prima linea. Quindi quello che io chiedo a tutti i cittadini, stateci vicini, abbiamo bisogno del vostro supporto, del vostro aiuto, perché anche una parola a volte fa più bene di tante cose. E quindi l'abbiamo vissuto nella prima fase di pandemia, in cui abbiamo visto i cittadini che c'erano vicini, che ci supportavano, ci davano coraggio. Fatelo ancora, perché questo ci aiuta e ci permette di andare avanti e arrivare finalmente poi alla conclusione di questa disastrosa condizione che stiamo vivendo ormai da quasi un anno. Che Natale sarà per lei questo? Che Natale sarà? Un Natale di speranza, un Natale, io lo dico veramente con tutta la tranquillità. E il regalo più grande che mi è stato fatto è che, insomma, è che avrò questo Natale questo vaccino che andrò a fare domenica a Palmanova. Questo mi dà la speranza che tutto finisca il prima possibile, che si possa veramente ricominciare la nostra vita normale, ricominciare a tolti i rapporti. A noi manca tantissimo questo, immagino anche per di più i bambini, io ho anche un figlio piccolo e quindi vedo quanto è sofferente nel non poter vivere come vorrebbe i rapporti con gli altri. Questo vale un po' per tutto, per di più per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, quindi mi auguro che questo vaccino veramente sia il regalo del Natale, quindi vivere questo Natale lo vivrò sereno, anche se stanco, pensando veramente che domenica finalmente una parte di me potrà dare anche un supporto, può dare anche delle risposte e permettere anche a tanti altri di dire: bene, ci siamo, questo vaccino è sicuro, possiamo partire e quindi terminare una volta per tutte questa criticità che stiamo vivendo da troppo tempo. Dani Luciano Clarizia entra nelle case dei Proderonesi, non soltanto, ospite fisso della nostra emittente televisiva. Quindi è giusto lasciarle il palcoscenico e chiederle, insomma, ci fa gli auguri? E vuole fare gli auguri di Buon Natale a chi la segue sempre con affetto da casa? Assolutamente sì. Guardate, io, innanzitutto a tutti i cittadini, a tutti coloro che seguono Telepordenone, un augurio di un sereno Natale e che ci porti veramente un bellissimo regalo e che ci liberi una volta per tutto da quello che stiamo vivendo. Poi un augurio particolare, un ringraziamento a tutti i colleghi, ai quasi 10.000 colleghi che rappresento in questa regione, per quello che stanno facendo e per quello che continuano a fare. E poi un ringraziamento e un augurio speciale all'amico Alberto, a tutta la redazione di Telepordenone e a tutti i tecnici, perché veramente se non fosse per loro l'informazione non passerebbe e noi sicuramente saremmo sempre più in difficoltà. Questo spazio che ci dedicano è importante, perché riusciamo a far sentire la nostra voce e portare l'informazione in diretta veramente a tutti i cittadini. Quindi grazie, auguri a tutti voi e speriamo insomma di
vederci al più presto senza queste maledette mascherine. Presidente, lo devo assolutamente ringraziare. Noi facciamo il nostro lavoro, facciamo il nostro mestiere, ma è grazie a persone come voi e lei che di fatto, insomma, si libera da qualsiasi impegno per venire a dare una corretta informazione. Ecco, non finiremo mai di ringraziarla, ma soprattutto anche perché domenica, come ci ha anticipato, sarà uno dei primi che dirà: io non ho paura e mi vaccino, perché il Covid va sconfitto assieme. È diventata, insomma, una partita... si vince non col solista, lei che ama il calcio, la partita, insomma, si usa e vincerla in 11, se è 11 in campo e se è così. Se solo Luciano Clarizia va contro il Covid, beh, è una partita già persa in partenza, quindi è grazie a persone come lei effettivamente che le battaglie più importanti si riescono poi a vincere e ad alzare, insomma, la coppa verso il cielo. Tanti auguroni anche a lei e ovviamente a tutti gli operatori sanitari della nostra regione e di tutta Italia. Grazie, grazie a tutti voi. Italia da oggi zona rossa, al via la stretta sui controlli, si esce sempre con autocertificazione, domani Natale non più di due amici o parenti in casa. Alessio Conforti. Una stretta sui controlli, quella annunciata dal Viminale, e un Natale con pochi parenti. Da oggi l'Italia entra in zona rossa e con la festività di domani inizia un periodo che si annuncia particolarmente caldo, soprattutto per gli esperti che monitorano ogni giorno l'andamento del virus e che temono, con la metà del prossimo mese di gennaio, una nuova impennata di contagi. Le misure messe in campo dal governo, tuttavia, vanno nella direzione opposta, ossia quella di scongiurare un'eventuale terza ondata. Le forze dell'ordine saranno impegnate in questi giorni nei consueti controlli alle auto e durante le ore di coprifuoco. Per uscire di casa servirà l'autocertificazione e in Veneto da oggi è decaduta l'ordinanza del presidente Zaia che imponeva il divieto di spostarsi dalle 14 di pomeriggio. Il pranzo di Natale sarà consentito fuori dal territorio di residenza, da cui si potrà uscire una volta sola. In casa, ricordiamolo, due persone, parenti o amici, a esclusione dei conviventi. Nel conto non ci sono bambini under 14 e persone con disabilità. Sugli spostamenti fuori regione, per i tanti comuni situati a cavallo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, il governo ha concesso la possibilità di spostarsi in un raggio di 30 km sempre una volta al giorno. Per l'intero periodo delle vacanze natalizie si può andare anche nelle seconde case all'interno della propria regione con tutto il proprio nucleo familiare sempre convivente, ma non ci si può riunire sotto lo stesso tetto con altri parenti o amici. E vi abbiamo preparato una simpatica slide, le regole per le festività, perché siete tanti in questi giorni che ci scrivete, chiedete consigli, cosa posso fare. Beh, ci sono tante regole e poche volte sono chiare. Allora, noi abbiamo preparato le regole per le festività natalizie, vedete, da oggi fino, diciamo, al 30, perché il 31 poi si rientrerà nuovamente in zona rossa, quindi varranno le prescrizioni già attive per oggi. Cosa posso fare? Allora, vedete, oggi, domani, 26-27, l'Italia sarà zona rossa. Negozi, bar e ristoranti chiusi, varrà soltanto l'asporto. Aperti gli alimentari, negozi che vendono beni di prima necessità, vedasi i supermercati. Autocertificazione per spostarsi all'interno del proprio comune. Visite a parenti e amici, massimo due persone più eventuali figli under 14. Le messe devono finire prima delle 22 o iniziare dopo le 5 del mattino. Ci si può spostare nella seconda casa? Sì, ma soltanto se questa è all'interno del territorio regionale. C'è il divieto proprio di spostamento tra una regione e l'altra. 28, 29 e 30 invece torneremo ad essere zona arancione. Possibile spostarsi nel proprio comune, viaggi fuori dal comune di residenza se si vive in un centro sotto i 5.000 abitanti entro i 30 km, vietato spostarsi verso i capoluoghi di provincia, negozi aperti, bar e ristoranti chiusi, coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del mattino. Per il 31, ovvero per l'ultima notte dell'anno, torneranno di nuovo ad essere in vigore le prescrizioni valide da oggi fino al 27, quindi l'Italia tornerà a essere in zona rossa con possibilità di spostarsi soltanto per motivi urgenti e non appunto più procrastinabili. Andiamo con il prossimo ospite, Guglielmina Cucci, assessore del comune di Pordenone. Sentiamolo in questo video messaggio.
In questo anno difficile che tanto ci ha messo alla prova abbiamo lavorato in tutti i settori, in ambito di pari opportunità abbiamo sostenuto il valore delle donne con progetti mirati a rafforzare i loro talenti e la consapevolezza del loro valore attraverso progetti mirati quali Fluire e Promuoverti e anche in una visione a medio e lungo periodo abbiamo immaginato una Pordenone città futura sempre in un'ottica al femminile e dando risposte a quelle che sono le criticità che le donne riscontrano nel quotidiano sia in ambito lavorativo che in ambito sociale e familiare. Nel settore turistico, altro settore particolarmente colpito dall'emergenza sanitaria, abbiamo sviluppato un turismo di prossimità, lento e sostenibile ed abbiamo anche creato un nuovo evento del tutto inedito, Art and Food, che coniuga il cibo all'arte e alla cultura. Importantissimo anche il lavoro svolto dalle politiche europee nell'intercettare fondi comunitari per dare sostegno all'economia e alla tenuta socio-economica del territorio. Come attività produttive abbiamo accompagnato, sostenuto e supportato le imprese in sinergia e in coordinamento con tutti gli attori socio-economici del territorio per la ripartenza e il rilancio delle attività economiche. Dunque gli auguri di Buon Natale 2020 e di Buon Anno in un periodo così ancora così difficile diventano ancora più speciali. Che sia dunque un Natale durante il quale ritrovare noi stessi i valori più importanti in un anno comunque di resilienza e di grande cambiamento. Voglio rivolgere un pensiero a tutte le persone anziane, agli ammalati e anche al personale medico che anche durante le festività natalizie sarà impegnato in un'emergenza sanitaria che non si era mai vista prima, senza precedenti. Un augurio a lei, direttore, e a tutti i telespettatori di Telepordenone. E intanto la consigliera comunale Cinzia Delle Torre, attaccato sui social per il peso dato appunto da un attivista No Mask, in questo caso è scattata la denuncia. Sentiamo di cosa si tratta in questo servizio. Cinzia Delle Torre, consigliera comunale a Udine, con il Partito Democratico, non ci sta e annuncia di voler denunciare un referente dei No Mask di Udine. Il giovane ragazzo, molto attivo e conosciuto in città anche con il gruppo dei Novax, negli ultimi giorni attraverso un post sulla sua pagina Facebook ha deciso di attaccare e offendere la consigliera, come potete leggere anche voi. Il ragazzo, presente sabato scorso alla manifestazione organizzata nel centro della città di Udine da parte di un gruppetto di No Mask, non ha preso in simpatia la Delle Torre dopo che su sua proposta il consiglio comunale ha approvato una mozione che punta a condannare la manifestazione e tutti coloro che vi hanno partecipato, privi di mascherina e senza rispettare il distanziamento. La foto, pubblicata su Facebook, a cui hanno seguito una serie di offese, che non riguardano solamente il suo lavoro di carico politico, ma anche il suo aspetto fisico, con frasi tipo «denuncio la sottomissione di questo povero cavallo, commessa da questa insensibile donna», che oltre ad essere domato e umiliato, è stato costretto a reggere il suo importante peso. Oppure alla consigliera consiglio una bella dieta vegana per tutte le vacanze. Tanti messaggi di solidarietà alla Delle Torre sulla sua pagina Facebook. La consigliera ha fatto sapere di voler denunciare il responsabile di questo vile attacco. Saluto e ringrazio anche Guglielmo Cevolin, presidente di Storia, Limes, Club, Pordenone, Udine, Venezia. Il videomessaggio. Alla vigilia di Natale del 2020, di questo anno un po' difficile, il 24 dicembre il Regno Unito e l'Unione Europea hanno trovato un accordo per i prossimi 5 anni e 6 mesi, quindi un periodo di nuova stabilità dove non ci saranno dei dazi, una zona di libero commercio per quanto riguarda le merci, sarà possibile
che gli standard degli allevamenti sugli animali, per esempio, potranno reintrodurre qualche dazio per le situazioni di diversità tra l'Unione Europea e il Regno Unito. Tuttavia non si è raggiunto l'accordo nei servizi, che sono la parte più importante di quello che vende il Regno Unito all'Europa, all'Unione Europea. Il ruolo importante hanno avuto il Premier Johnson e la Presidente dell'Unione Europea von der Leyen, che hanno serrato in queste ultime ore le trattative. Non sarà sottoposto il Regno Unito alla Corte di Giustizia, non sarà sottoposta alle regole dell'Unione Europea, che non determina, e tutto questo sarebbe stato altrimenti un colpo molto duro per il Regno Unito, e quindi era inaccettabile. E la Unione Europea ha portato a casa la parità di condizioni, una concorrenza equa, quindi non dumping fiscale, ambientale, sociale delle imprese del Regno Unito nelle relazioni con l'Europa. Il Regno Unito esce dal programma Erasmus, sarà necessario avere un visto per il lavoro nel Regno Unito. Ci sono 4 milioni di cittadini europei che hanno come attuale situazione di residenza il Regno Unito, che quindi continueranno in questa situazione a lavorare e non dovrebbero avere quelli che sono già nel Regno Unito degli scossoni. È una vittoria della diplomazia, stiamo andando verso un mondo multipolare. Di tutti questi temi parleremo nel corso del 2021, del nuovo anno, con il G20 guidato nel 2021 dall'Italia, e con il 24esimo corso di geopolitica e con il master di storia e con il master in intelligence dell'Università di Udine. Buon Natale da Storia. Riprenderanno a partire dal 27 dicembre i voli diretti a Londra da Ronchi dei Legionari. I particolari. L'aeroporto di Trieste ha annunciato che riprenderanno ad essere attivi i voli da e verso Londra. In seguito all'ordinanza del Ministero della Salute, che ha avallato la possibilità di ripristinare i collegamenti con l'Inghilterra e il Regno Unito, è stato programmato il primo volo per il giorno di domenica 27 dicembre da Ryanair. Marco Consalvo, amministratore delegato dell'aeroporto di Trieste, ha fatto sapere che fino ad oggi tutti i voli internazionali erano stati cancellati perché non c'era stata richiesta. La domanda di voli è crollata in questi ultimi mesi a causa della pandemia, in quanto al momento in Italia gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro o per strette necessità. Nel 2020, infatti, la riduzione dei voli è stata in media del 74%, con un picco fino al 90% nel mese di dicembre. L'aeroporto è aperto, ha dichiarato Consalvo. A partire dal 6 gennaio il servizio sarà nuovamente attivato con due voli a settimana, il venerdì e la domenica, come già fatto in passato. L'ordinanza del Ministero pone alcuni vincoli, come il fatto che i passeggeri siano residenti in Italia o che abbiano comprovati motivi d'urgenza. Basterà presentare una certificazione che attesti il risultato negativo del tampone per il Covid-19, da effettuare entro le 72 ore prima di prendere l'aereo. Il test antigenico sarà comunque ripetuto anche all'arrivo e, a prescindere dall'esito, è previsto un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni. Lui invece è Stefano Boscariol, il collega giornalista, il videomessaggio. Buonasera cari amici, ben ritrovati. Siamo alla vigilia di Natale e quindi oltre a augurarvi un sereno Natale, un buon proseguimento delle festività da parte mia, da parte della nostra redazione, quindi con tutto il cuore, con tutta la sincerità, facciamo un piccolo momento di riflessione su quello che sta accadendo e introducendo, secondo il mio punto di vista, anche il concetto dei valori. Diciamo che in questa fase di informazione, infodemia generale, dove la salute è la preoccupazione principale,
C'è la cultura della reputazione e del rispetto reciproco, che secondo me è venuto un po' meno, anche perché tradurrei questa affermazione in un concetto molto semplice, dell'onestà e della trasparenza. Questo coinvolge un mondo che va anche noi stessi giornalisti, ma va anche il mondo della scienza, va il mondo della politica, il mondo della legge. E penso che sia un momento veramente di riflessione, e il Natale lo deve fare, non soltanto perché è la festa della famiglia, ma anche per il momento che stiamo vivendo, possa veramente far riflettere su questi concetti, un po' tutti, e però soprattutto metterli in pratica. Prima che la legalità sostanziale, ci deve essere un momento di profondo esame da parte di tutti noi su quello che sta accadendo e cercare di mettere un po' ordine anche nell'informazione che diamo per il bene comune, non per il buon senso, ma solo per il bene comune. Poi trovo che è in atto uno svellimento della Costituzione, che bisogna impedirlo. Permettetemi un profilo di perplessità per quanto riguarda il primo caposaldo, che è il Parlamento, sede della sovranità popolare. Veramente lì si sta notando che sono venuti proprio a mancare alcuni concetti fondamentali della vita, dell'etica, prima di tutto che della legalità. Molto pagina, perché il tempo a disposizione è poco. Credo che stiamo vivendo quotidianamente preoccupazioni sull'informazione dell'RT. Il nostro RT si sta condizionando la nostra vita. Anni fa era lo spread che condizionava la nostra vita, e adesso l'RT. L'RT condiziona qualsiasi tipo di informazione, dimenticandoci che la statistica e la scienza, non lo scientismo, ma la scienza, che è diverso, secondo me, ci dice che nei prossimi anni uno su due si ammalerà di malattie neoplastiche. Fino adesso era uno su tre. Stiamo dimenticando che in questa fase sono bloccate le visite di altre patologie che procureranno danni enormi. Questa concentrazione di attenzione su questo caso, che è importante, come il virus, mi fa pensare e interrogare su tante altre cose, che inviterei anche voi a farlo. Gli anziani sono diventati il caposaldo di una situazione che fino a qualche giorno fa non era curata da nessuno. E adesso diventano fondamentale, ma se voi ben ricordate chi è stato o ci ha seguito, ho sempre parlato quando venivo in studio con il direttore, eccetera, parlavo di solitudine, il futuro della solitudine e questo problema che dovremmo affrontare un po' tutti, perché questa è una società che sembra non sia fatta per gli anziani, e lo dimostra il caso che sta accadendo adesso con questi morti innumerevoli, ahimè, purtroppo. E ce ne dispiace. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e per la cortese pazienza, e vi auguro un buon proseguimento delle vostre giornate da vostro Stefano Boscarioli. A risentirci a presto. E auguri ancora, buone feste a tutti. Andiamo adesso con Margherita Cusin, avvocato, l'argomento di oggi. Bentrovati, parliamo di pensioni di militari e membri delle forze di polizia. In particolare, vi sono delle sentenze, delle pronunce delle Corti dei Conti, in particolare in Sardegna, in Calabria, ma anche in Friuli Venezia Giulia, che hanno stabilito il diritto di tali pensionati a un ricalcolo più favorevole della pensione. Sulla base di quale motivazione? Sulla base del fatto che il DPR 1092 del 73, con le successive modifiche, ha stabilito due aliquote, una del 35% e una del 44% per effettuare il calcolo dell'importo pensionistico. In particolare, per una determinata categoria di pensionati è stata applicata l'aliquota più bassa, ma attualmente le corti hanno stabilito che invece va applicata l'aliquota più favorevole, quella del 44%. Questo a favore di chi? Dei pensionati che hanno almeno 15 anni di contributi, ma meno di 18 anni di servizio. Se siete interessati e fate parte di questa categoria, vi invito a visitare il sito web www.codacons.it. Troverete tutte le informazioni e la modulistica
per aderire a tale iniziativa, in particolare per presentare istanza all'INPS per il ricalcolo della vostra pensione e, in caso di risposta negativa, per presentare ricorso alla Corte dei Conti territorialmente competente. In particolare, hanno diritto a presentare tali istanze i militari e i membri delle forze di polizia che abbiano maturato i 15 anni di contributi con meno di 18 anni di servizio al 31/12/1995. I membri della Polizia di Stato arruolati prima del 25 giugno 1982 e per la Polizia Penitenziaria coloro che si sono immatricolati prima del 15 ottobre 1990. Grazie per l'attenzione, alla prossima. Donazioni in divisa all'ospedale di Pordenone. Iniziativa viene fatta dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pordenone. Scopriamo allora i contenuti in questo servizio. I Vigili del Fuoco di Pordenone, provenienti da tutte le sedi del Comando, Maniago, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, nei 4 giorni che precedono Natale 2020, si sono avvicendati numerosi al centro trasfusionale dell'ospedale Santa Maria degli Angeli per effettuare la raccolta di sangue e plasma, unendosi alla causa avviata lo scorso mese dal capo dipartimento Laura Lega ed il capo del corpo Fabio Dattilo. In questo difficile momento per tutta la popolazione e vista l'impossibilità di accompagnare Babbo Natale nel reparto di pediatria per la consueta consegna dei regali ai più piccoli, i Vigili del Fuoco hanno voluto manifestare la loro vicinanza ai più bisognosi, dando il proprio contributo con un'iniziativa altrettanto concreta, importante e oggi più che mai necessaria. Da lunedì 21 a giovedì 24 dicembre, oltre 30 dei 180 pompieri in servizio permanente volontario ed in quiescenza hanno donato oltre 15 litri di emocomponenti tra sangue intero e plasma, individuando inoltre 7 nuovi donatori. Ieri, il comandante dei Vigili del Fuoco, l'ingegner Giovanni Greco, ha incontrato il direttore del centro trasfusionale, Andrea Bontadini, ed hanno sottolineato l'importanza di queste ed altre simili iniziative indispensabili per garantire le cure ai malati. Oggi invece sono stati consegnati i calendari dell'Associazione Vigili del Fuoco di Pordenone in segno di vicinanza al centro trasfusionale e al reparto di pediatria dell'ospedale cittadino. Alberto Bernava, lui è candidato a sindaco per il comune di San Vito al Tagliamento. Il suo videomessaggio. Direttore Comiso, buonasera. A San Vito il clima è sempre più nervoso, l'hanno dimostrato i lavori relativi all'approvazione del regolamento di polizia rurale, un documento che ha visto il lavoro di tutte le forze politiche e il contributo dei portatori di interesse, delle associazioni di categoria, dei soggetti privati nell'elaborazione del documento, nello studio e nell'analisi lungo tutto il 2020, ha portato appunto un elaborato al Consiglio Comunale del 17 dicembre che aspettava solo chiaramente il voto unanime. Invece il sindaco ha voluto buttare tutto il lavoro alle ortiche portando 3 emendamenti senza alcun tipo di approfondimento, ma 3 emendamenti importanti, impattanti, che hanno completamente stravolto le prescrizioni che le forze politiche e i commissari avevano elaborato appunto in vista del Consiglio Comunale e della relativa approvazione. Le opposizioni chiaramente sono insorte, hanno chiesto un rinvio per i dovuti approfondimenti come è stato fatto precedentemente per gli altri articoli, ma non c'è stato verso, è stata una forzatura che noi vogliamo condannare e ha portato purtroppo a un voto di astensione da parte del nostro gruppo e di tutte o di gran parte delle opposizioni. In questo contesto addirittura è stata inviata una lettera da parte della Coldiretti prima dell'ultima commissione, destinatari, i commissari, una lettera che conteneva anche delle critiche nei confronti dell'assessore competente. Questa lettera è stata censurata, è stata inviata solo una parte del testo, l'altro non è stato inviato. È una cosa molto grave da stigmatizzare, perché non è possibile che un soggetto privato, un'associazione di categoria, invii una comunicazione a tutto il Consiglio Comunale e l'esecutivo filtri o censuri i contenuti perché conviene. Non è accettabile e quindi è un atto che va assolutamente condannato sotto tutti i punti di vista. Ultima cosa,
In questo contesto di grande nervosismo, di assenza di lucidità da parte del sindaco e di tutta la sua maggioranza, addirittura alla fine del Consiglio Comunale del 17 dicembre un consigliere comunale ha bestemmiato pubblicamente, ormai stanco di sentire il proprio assessore narrare una storia senza capo né coda. Si è dimenticato di spegnere ovviamente il microfono, cosa che può capitare nei consigli comunali in remoto, però non è assolutamente accettabile che si bestemmi in un consiglio comunale, cioè l'istituzione sovrana del comune di San Vito, quindi assolutamente un atto da condannare. Abbiamo oggi letto le scuse, ma mi sembra alquanto curioso che si chiedano e si facciano le scuse solo quando qualcuno si indigni. Dovrebbero essere fatte automaticamente di fronte a una gaffa così palese, così negativa. Detto ciò, le faccio i miei più sinceri auguri di buon Natale, un Natale chiaramente particolare, a lei e a tutti i suoi collaboratori e chiaramente a tutti gli spettatori, del TG di Telepordenone. Grazie e arrivederci alla prossima. Andiamo in Veneto con Pier Giovanni Flora, primario del reparto di pediatria dell'ospedale di San Donà di Piave. Parliamo di Covid e di trasmissione del virus da mamma a figlio. Partorire ai tempi del Covid, dottor Flora, quali sono insomma i trend relativi alla trasmissibilità del virus da mamma a figlio e soprattutto questa novità oggi all'ospedale di San Donà di Piave, che rappresenta una novità forse a livelli nazionali? Sì, allora in effetti partendo dall'ultima domanda è stato fondamentale differenziare i percorsi della donna che partorisce con positiva a SARS-CoV-19 e quella negativa, quindi sono due percorsi assolutamente separati, ingressi separati, e abbiamo sala parto, sala travaglio differenti rispetto alle mamme che partoriscono negative, e in questo modo riusciamo a diciamo mantenere al meglio contenere la diffusione sia tra gli operatori sia per le altre mamme che partoriscono. E la trasmissione verticale mamma-bambino fino a poco tempo fa non era stata dimostrata, adesso ci sono rari casi ma ancora da bisogna capire meglio, e quindi la trasmissione dell'infezione dalla mamma al neonato avviene per la maggior parte dei casi dopo la nascita, quindi è fondamentale attuare tutte quelle misure atte a prevenire l'infezione dopo la nascita, e quindi la mamma deve sempre indossare la mascherina quando allatta il suo bambino, e deve farlo dormire, perché noi consigliamo, e le mamme fanno il room in, cioè stanno insieme, anche la mamma positiva sta insieme al suo bambino, e però appunto per limitare l'infezione deve attuare tutte quelle precauzioni, come dicevo, di mettersi la mascherina, di lavarsi le mani ogni volta che deve allattare il suo bambino, e il suo bambino deve farlo dormire a una distanza di 2 metri dal suo distante, almeno 2 metri, questo è fondamentale, e proprio perché ci sono anche mamme straniere, eccetera, abbiamo fatto una brochure illustrata in cui è molto chiaro quello che deve fare, e cioè deve lavarsi le mani, deve indossare la mascherina mentre allatta, deve riposare il bambino a una distanza di almeno 2 metri. Abbiamo messo anche il fatto che bisogna sempre sterilizzare il telefonino, perché è difficile toglierlo alla mamma, è una fonte di infezione, ma abbiamo dato queste indicazioni e anche le indicazioni di come fare per eventualmente tirare fuori il latte. E questa dobbiamo ringraziare l'illustratrice Valentina Mognato, perché gratuitamente ha fatto tutta l'illustrazione, e l'abbiamo fatto anche in più lingue, questa appunto in inglese, proprio perché è fondamentale per la prevenzione dell'infezione del neonato attuare tutte queste indicazioni, tutte queste manovre, insomma. Ecco, dottor Flora, siamo in quella che chiamano gli esperti la seconda ondata. Già a partire dalla prima c'è stata un'organizzazione per mettere in sicurezza i nuovi nati, ma in generale
anche gli stessi bambini che si trovano ricoverati nel reparto di pediatria. Come state continuando in questo momento che è ancora di emergenza, ricordiamolo? È fondamentale differenziare i percorsi, fondamentale essere, diciamo, riuscire a individuare i bambini, per questo anche quando accedono in pediatria sono sottoposti tutti, sia i caregiver, cioè di solito la mamma o il papà, e il bambino, se ci sono sintomi suggestivi di infezione, vengono sottoposti a tampone, di modo da, e vengono prima di sapere il risultato, valutati con tutti i DP, i dispositivi atti a far questo. E così come vi dicevo anche per il neonato, infatti noi abbiamo avuto 9 parti finora in questa seconda ondata, nessun neonato è risultato positivo, adesso ci sono altre 5 donne che partoriranno a breve. Chiudiamo questa prima parte con Francesca Vaccaro, la nostra dottoressa commercialista, a seguire le previsioni del tempo, un breve break pubblicitario e tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Rimanete con noi perché la programmazione continuerà sulla nostra emittente televisiva. Domani è Natale, poi ci sarà Santo Stefano, il telegiornale non andrà in onda come da tradizione, ma ci saremo facendovi compagnia con una serie di speciali. Avremo ospite il sindaco della città di Pordenone, Alessandro Ciriani, proprio nella giornata di domani a partire dalle 19, oltre ad Antonio Consorti, già presidente della provincia di Pordenone, ora numero uno di GSM SPA. Si parlerà insomma di politica, di attualità, di tantissime altre cose. Idem nella giornata di Santo Stefano, parleremo di sport, i grandi del passato e i grandi del presente, uno sguardo molto attento all'economia e alle gravi ripercussioni causate dal Covid-19. Torneremo invece regolarmente con il telegiornale nei giorni a venire. Vi rubo proprio 2 secondi per farvi i migliori auguri di Buon Natale. So perfettamente che possono risultare magari anche ridicoli quando ci sono decine, per non dire centinaia, di famiglie che stanno soffrendo, che non hanno magari la possibilità di comprare quello che avrebbero voluto a causa proprio della crisi causata dal Covid. Ecco, noi vogliamo lasciarci e lasciare insomma in voi un messaggio di speranza che a partire dal 2021 ci possa essere un po' il riscatto, la rivincita, l'economia che riparte, insomma, delle migliori condizioni di salute e di vita per tutti. Un caloroso abbraccio, buon Natale a tutti voi e godetevi nel limite del possibile, ovviamente, questi giorni di festa. Grazie ancora per l'attenzione. Bentrovati. In questo ultimo appuntamento del 2020 vorrei parlarvi della conversione del decreto rilancio, un decreto legge che è stato convertito pochi giorni fa, recependo in realtà delle attenzioni normative a favore dei contribuenti che erano state suggerite dal decreto legge cosiddetto Ristori Quater. Quindi il Ristori convertito in legge recepisce già le normative introdotte dal Ristori Quater e sono a beneficio del contribuente. Vediamole velocemente. Allora, prima di tutto si parla di definizioni agevolate, compreso il saldo e stralcio, che era già stato differito al 10 dicembre e che è stato spostato invece al 1 marzo 2021, quindi va al nuovo anno, la scadenza, diciamo, ordinaria di questa disciplina. Una cosa invece importante riguarda le dilazioni, un'altra cosa importante riguarda le dilazioni dell'agente della riscossione, quelle in essere, e cioè la modalità operativa che in regime normale prevede che fino a 60.000 euro si possa chiedere la dilazione, la rateizzazione degli importi senza dover dimostrare stati di necessità o di liquidità particolari. Bene, questa soglia di 60.000 è stata alzata a 100.000 e non solo questo, quindi è possibile ottenere fino a 100.000 euro di debito, una rateizzazione fino a un massimo di 72 rate senza dover dimostrare alcunché, ma anche la decadenza che normalmente riguarda il non pagamento di 5 rate è stata portata al non pagamento di 10 rate, prima di essere causa di decadenza della rateizzazione. E questo è un primo aspetto. Per la dilazione, però, c'è anche un altro aspetto importante cristallizzato da questa conversione del decreto legge Ristori. I soggetti che prima dell'inizio di sospensioni e legiferazioni varie legate al Covid, cioè prima dell'8 marzo 2020,
avessero avuto la decadenza da un piano di lattazione in corso, possono entro la fine del 2021 presentare un nuovo piano di dilazione, ma la cosa importante non è solo di presentare un nuovo piano di dilazione, ma che gli sarà concesso senza dover saldare il pregresso, cosa che a regime invece è necessario fare, cioè bisogna prima saldare le rate scadute per poi ripartire con la rateazione. Bene, questa cosa non è più necessaria, si può semplicemente ripartire con un nuovo piano di rateazione. Anche in questo caso è garantita la maggior tutela delle 10 rate non pagate, perché diciamo così salti il nuovo piano di rateazione e non le 5 ordinarie. Ultimo intervento è quello che riguarda i soggetti decaduti dalle varie rottamazioni. Diciamo che la rottamazione ter, già con il decreto rilancio, per chi era decaduto entro il 2019, c'era la possibilità di presentare una nuova richiesta di dilazione. La novità di questo decreto invece è che anche chi è decaduto dalle precedenti versioni della rottamazione, quindi non la rottamazione ter, ma le precedenti versioni, può fare lo stesso. Non c'è una scadenza per la presentazione dell'istanza nuova di rateazione, ma almeno per ora ha buon senso, è necessario attenersi al criterio generale di farla entro il 31 dicembre 2021, anche per evitare eventuali azioni esecutive che dovessero partire in caso di inerzia da parte del contribuente. Con questo mi fermo, auguro a tutti buon Natale e buone feste e ci vediamo con l'anno nuovo. Il meteo vi è offerto da Farmacia Naonis, in Viale Treviso 34 a Pordenone, dal lunedì al venerdì, orario continuato. Siamo aperti anche il sabato mattina. Farmacia Naonis, sempre al tuo servizio. Buona serata e ben ritrovati. Condizioni in cielo grigio con piogge sparse, oggi più abbondanti le piogge sulle zone orientali, invece più deboli sul pordenonese. Qualche nevicata in montagna, quote piuttosto alte, intorno ai 1400-1600 metri. Nella prossima notte continuerà così, con piogge più abbondanti a est verso la Slovenia, invece piogge più deboli sulle zone centro-occidentali del Friuli Venezia Giulia. Neve in montagna, si abbasserà la quota intorno ai 1000 metri e domani continuerà a nevicare, probabilmente con quote via via più basse, fino ai 500 metri circa. Ancora piogge, in genere moderate, domani mattina, possibile qualche temporale sulle zone orientali e sulla costa. In giornata comincia a soffiare vento, vento freddo da nord-nord-est, sia in montagna ma anche in pianura, bora forte sulla costa, come sempre a Trieste le raffiche saranno più forti e potranno toccare anche i 100 km orari, temperature che inizieranno a calare, migliora in serata. Sabato, la giornata di Santo Stefano, avremo tempo buono, in miglioramento, quindi cielo in prevalenza sereno, più freddo, ancora un po' di bora sulle zone orientali e temperature che caleranno, andranno sotto zero anche in pianura. Più freddo ancora domenica mattina, intorno ai meno 4, meno 5, anche in pianura, sempre sotto zero in montagna per tutto il giorno, bella giornata soleggiata, un peggioramento invece piuttosto consistente all'orizzonte per la giornata di lunedì, con nevicate intense in montagna fino a fondovalle, probabilmente nevicherà anche in pianura il mattino di lunedì, poi punterà in pioggia per l'aumento delle temperature e soffierà vento forte, molto forte, da sud o sud-est, è una depressione che arriva dall'Oceano Artico che porta a questo marcato peggioramento proprio lunedì. Buona serata e tanti auguri a tutti. Ben ritrovati dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone, nuova edizione del telegiornale che apriamo con la notizia dell'accordo raggiunto nel tardo pomeriggio di ieri tra governo e le regioni e gli enti locali, dove il ritorno a scuola è stato confermato per la giornata del 7 gennaio per gli studenti delle scuole superiori. Per loro ci saranno lezioni in presenza per il 50% delle ore. Sarà previsto un rafforzamento del tracciamento, dove gli istituti dovranno predisporre un ulteriore scaglionamento degli orari di ingresso e uscita, mentre le regioni sono chiamate a potenziare il trasporto pubblico locale. E cominciamo con il primo servizio, con l'approvazione della proroga sullo sconto per il carburante in Friuli Venezia Giulia.
La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alla difesa dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, ha deciso di prorogare fino al 31 gennaio 2021 il periodo di prova per le agevolazioni attualmente concesse ai residenti sull'acquisto dei carburanti. Lo sconto, che era stato introdotto a seguito della situazione di crisi, si conferma maggiore nelle aree montane. In attesa di un intervento risolutivo dei ministeri competenti e delle compagnie petrolifere, lo sconto quindi resterà attivo ancora un mese. Ai residenti nei municipi che si trovano nella zona 1, oltre al contributo di 12 centesimi al litro per la benzina e di 8 centesimi al litro per il gasolio, sarà applicata un'ulteriore riduzione di 10 centesimi al litro per benzina e di 8 per il gasolio. Ma non solo, perché viene ad aggiungersi un'ulteriore agevolazione di 7 centesimi al litro per la benzina e di 4 al litro per il gasolio. Ne deriva dunque che nella zona 1 il contributo totale sul prezzo di acquisto rimane quindi invariato a 29 centesimi al litro per la benzina, mentre per il gasolio di 20 centesimi al litro. Per quanto riguarda la zona 2, che raggruppa i comuni nei quali viene praticato lo sconto base, ha dichiarato Scoccimarro, il contributo sulla benzina viene confermato intorno ai 14 centesimi al litro, mentre quello sul gasolio resta pari a 9 centesimi al litro. I dati a disposizione del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, che sono stati rielaborati dalla Fondazione GIMBE, hanno evidenziato come il Friuli Venezia Giulia sia una delle regioni che si trova in maggiore difficoltà rispetto al numero di casi positivi per abitante. In riferimento alla settimana che va dal 16 al 22 dicembre, il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione dopo il Veneto con il maggior numero di casi. I dati evidenziano un lieve miglioramento però rispetto alla settimana scorsa, con poco meno di 800 positivi ogni 100.000 abitanti, mentre 7 giorni fa era di 900. Un altro dato negativo è rappresentato però anche dai ricoveri in ospedale. Sono stati approvati nuovi fondi per il settore agricolo, la Giunta regionale prepara il bando per giovani agricoltori. Nella giornata di ieri, la Giunta regionale ha approvato una delibera che assegna nuovi fondi integrativi nelle casse del Friuli Venezia Giulia, a sostegno del settore agricolo. In particolare, l'obiettivo, secondo Stefano Zannier, assessore alle risorse agroalimentari, sarà dunque di aumentare la redditività e la competitività del settore, favorendo l'insediamento di giovani agricoltori e promuovendo di fatto un ricambio generazionale. Sono stati previsti infatti oltre 800.000 euro per il bando dedicato all'avviamento di imprese per giovani agricoltori, soldi derivanti da economie generatesi nell'ambito del pacchetto Giovani 2017. Si tratta di un intervento necessario, ha dichiarato l'assessore Zannier, anche perché le risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale saranno assegnate solo dopo l'approvazione del regolamento comunitario nel periodo di transizione fra le programmazioni 2014-2020 e quella 2021-2027 e dopo la modifica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia. Sarà la dottoressa Ariella Breda a guidare il primo gruppo che si sottoporrà al vaccino per il Covid-19 in regione. Dottoressa del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, è stata sempre lei a fare il primo tampone in regione lo scorso 28 febbraio. Sono contenta, mi fa piacere di essere stata individuata come un esempio e ritengo che tutti dovrebbero pensare al futuro e all'innovazione senza farsi coinvolgere sull'onda dell'emozione da argomenti poco scientifici, ha dichiarato. La dottoressa Breda suggerisce di lasciarsi guidare da chi sa veramente e di ricordare che anche da questa pandemia si può trarre insegnamento. Il vaccino anti-Covid potrebbe essere un mezzo determinante per una svolta in questa pandemia. E chiudiamo con lo sport, perché l'Udinese ha rimediato nella partita di ieri sera una sconfitta contro il Benevento. Vediamo il servizio. Non un bel modo di chiudere questo 2020. L'Udinese crolla alla Dacia Arena contro il Benevento nell'ultimo match dell'anno, sconfitta per 2-0 contro la formazione allenata da Filippo Inzaghi. Quello che ho visto già del primo tempo è una stanchezza diffusa e da subito sembrava che i nostri avversari ne avessero di più. Questo è il commento di Mister Gotti al termine della gara.
E pensare che dopo appena 7 minuti i bianconeri hanno avuto l'occasione per andare in vantaggio con Lasagna, schierato titolare, che si divora il gol dell'1-0 dopo un cross di De Paul. L'attaccante colpisce però male la palla da dentro l'area, che finisce alta sopra la traversa. Tempo 2 minuti e il Benevento approfitta di un errore di impostazione della difesa friulana e Caprari apre le marcature con un mancino angolato da fuori area. L'Udinese crea subito 2 occasioni, sempre con Lasagna, che non riesce in entrambi i casi a inquadrare la porta. Nel secondo tempo dentro De Olofeu per Bonifazi e Wallace per Arslan, con un assetto più offensivo per i friulani. È proprio De Olofeu con un'azione personale a partire da metà campo e dal limite servire ancora una volta Lasagna davanti a Montipò, ma l'attaccante bianconero non riesce a toccarla quanto basta per pareggiare. La partita finisce al 77esimo, quando Caprari serve sulla corsia di destra Letizia, che si inventa un gol spettacolare. Nonostante la poca angolazione, incrocia nell'angolo alto sul secondo palo e regala il 2-0 al Benevento. Nel finale ancora 2 occasioni per l'Udinese, con Nestorowski prima e De Paul poi, che colpisce la traversa su un calcio di punizione al 94esimo. Si interrompe così la striscia di risultati utili consecutiva per i friulani, che chiudono il 2020 al 12esimo posto, con 15 punti in classifica e una gara con l'Atalanta da recuperare. Nestorowski a fine partita ha dichiarato come ora è tempo di riposare qualche giorno, per poi tornare a lavorare duro, perché le prossime partite saranno contro grandi squadre e l'Udinese dovrà farsi trovare pronta per guadagnare nuovi punti. Per questa edizione del telegiornale è tutto, un ringraziamento va a voi telespettatori per averci seguito dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone, vi auguriamo anche un buon Natale. Dopo una breve pausa per la pubblicità, linea al collega del Veneto. Un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto. Aumentano i contagi da Covid-19 anche nella giornata che precede il Natale, con 3.837 positivi in più nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale dei contagiati a 104.002. I decessi tra ieri e oggi sono stati 103, per un totale di 5.850 dall'inizio della pandemia, ossia dal 21 di febbraio. Continua la pressione anche ospedaliera, i guariti al virus sono dall'inizio dell'emergenza oltre 116.000. Una stretta sui controlli, quella annunciata dal Viminale, e un Natale con pochi parenti. L'Italia oggi è entrata in zona rossa e con la festività di domani inizia un periodo che si preannuncia particolarmente caldo, soprattutto per quanto riguarda gli esperti che monitorano ogni giorno l'andamento del virus e che temono con la metà del prossimo mese di gennaio una nuova impennata di contagi. Le misure pensate dal governo vanno nella direzione opposta, ossia quella di scongiurare un'eventuale terza ondata. Le forze dell'ordine saranno impegnate in questi giorni nei consueti controlli alle auto e nelle zone ovviamente più calde, soprattutto anche nelle ore del coprifuoco. Per uscire di casa, ricordiamolo, serve l'autocertificazione. Tra l'altro in Veneto da oggi è decaduta l'ordinanza del presidente Zaia che imponeva il divieto di spostarsi dalle 14 di pomeriggio. Il pranzo di Natale sarà consentito fuori dal territorio di residenza, da cui si potrà uscire una volta in casa a 2 persone, parenti o amici, a esclusione dei conviventi. Nel conto non ci sono bambini under 14 e persone con disabilità. Sugli spostamenti fuori regione, per i tanti comuni situati per esempio a cavallo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, il governo ha concesso la possibilità di spostarsi in un raggio di 30 km, sempre, come detto poc'anzi, una volta al giorno. In Veneto orientale invece sono 2.000 all'incirca i positivi al Covid-19, la media di 200 positivi al giorno, secondo quanto ha fatto emergere l'azienda sanitaria. I ricoverati totali sono 125, di cui 15 in terapia intensiva al Covid Hospital di Jesolo, area critica praticamente piena. Il comune che registra più casi è Sandona di Piave con 428, segue Jesolo con 276, Eraclea con 155, Porto Gruaro 136 e San
Sastino di Livenza 135, le realtà con meno positivi sono Cinto Maggiore 17 e Teglio Veneto 15. Guardando ai trend, nella settimana dal 14 al 20 dicembre si è verificata l'impennata più importante con ben 1.361 casi in 7 giorni. Domenica mattina all'ospedale di Jesolo, punto di riferimento alla lotta contro il Covid-19, arriveranno le prime 50 dosi di vaccino. Sentiamo in merito il direttore generale dell'US4, Carlo Bramezza. Ecco, novità che arrivano anche sul fronte dei vaccini, il 27 anche in Veneto orientale si inizia, quanti operatori? Si inizia con una cinquantina di operatori, inizieremo lo faremo il giorno 27, che è il giorno in cui tutta Europa iniziano le vaccinazioni, lo faremo all'ospedale di Jesolo, che è Covid Hospital, dove verranno vaccinati per primi i medici, infermieri dei reparti di terapia intensiva e di malattie infettive, alcuni medici che lavorano con il Covid sul territorio, tipo medici di medicina generale, i medici delle USCA, infermieri delle USCA, e quindi insomma sono solo 50, ma saranno un po' rappresentativi di tutte le categorie che sono a rischio. Saranno mesi intensi, ma noi contiamo insomma con l'efficienza solita della sanità nostra veneta di fare un ottimo lavoro e di fare in modo che andremo a vaccinare il prima possibile tutta la popolazione, ci libereremo di quest'incubo e speriamo di passare, noi che siamo soprattutto all'uso delle spiagge, una bella estate al sole. La scuola riapra in sicurezza il 7 di gennaio, lo chiede il movimento politico Più Europa Veneto. Non è accettabile, fanno sapere gli esponenti in una nota, che il presidente Zaia rilasci dichiarazioni pubbliche nelle quali si dice a favore di proseguire con la chiusura della scuola. Dovrebbe invece proporre soluzioni veloci a questa questione fondamentale, mentre ancora una volta la cavalca per avere visibilità mediatica. Più Europa, si legge in un comunicato di Silvia Nalin e Corrado Cortese, chiede che la scuola riapra in sicurezza il 7 gennaio, proponendo 10 punti secondo lo slogan riaprire presto ma riaprire bene, con convenzioni con il trasporto privato, doppi turni, test e alcune delle soluzioni indicate grazie anche ai fondi del Recovery Fund. E questa mattina a Cison di Valmarino una ventottenne è stata soccorsa dal SUEM 118 dopo essere precipitata dal terrazzo di casa. Il fatto è accaduto attorno alle 8 del mattino. Oltre ai sanitari sul posto, anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi di legge. Caduta da un terrazzo nel cortile interno di casa dopo un volo di diversi metri. A dare l'allarme al 118 i familiari, la donna è stata ricoverata in ospedale a Conegliano, non sarebbe in pericolo di vita. Quella odierna invece nel porto gurarese è stata una mattinata di incidenti, il più grave si è verificato a Cinto Caomaggiore attorno alle 11 in via Pordenone, in località Settimo, lungo la regionale 251, arteria che conduce al vicino Friuli Venezia Giulia. Una ragazza di 27 anni di Pramaggiore è uscita di strada mentre si trovava al volante della propria auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la conducente dalle lamiere contorte del mezzo, affidandola alle cure del suo 118. Dopo averla stabilizzata, i sanitari hanno provveduto a condurla all'ospedale di Porto Guraro al pronto soccorso in gravi condizioni. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale. Questa mattina, prima giornata di zona rossa, il traffico era meno sostenuto rispetto alla giornata di ieri, ma gli interventi non sono mancati. Tra questi il soccorso a una donna da parte dei vigili del fuoco a Teglio Veneto in via Cordovado, una motrice finita all'autostrada San Michele al Tagliamento e un'auto uscita dalla carreggiata Bagnarola di Sesto Arreghena nel vicino Pordenonese. Qui il bilancio è stato di una persona ferita. Dolore e sconcerto invece a Fossalta di Porto Gruaro per la scomparsa all'età di 40 anni di Roberto Villotta, deceduto al Covid Hospital di Jesolo, dove si trovava ricoverato a seguito della positività al virus. L'uomo, di professione pubblicitario, era già affetto da una grave patologia. Cordoglio in tutto il Veneto orientale, ma anche in tutta la destra Tagliamento. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 nella chiesa di San Zenone.
Si chiude fuori di casa, le volanti lo aiutano a rientrare, ma all'interno dell'abitazione trovano la droga e anche due pistole. È accaduto a Mestre, un uomo è stato arrestato. Si chiude fuori casa, le volanti lo aiutano a rientrare e trovano la droga all'interno dell'immobile. A Mestre, un cittadino albanese di 21 anni è stato arrestato dalla polizia. La segnalazione era arrivata da un vicino che, vedendolo in difficoltà ieri mattina a torso nudo mentre cercava di aprire la porta per rientrare, ha chiamato quindi gli uomini della questura. Gli agenti delle volanti sono prontamente intervenuti, riuscendo ad aprire la porta e ricevendo anche i ringraziamenti dell'uomo per l'aiuto prestato. Purtroppo per il 21enne, però, una volta entrati nell'abitazione, i poliziotti hanno notato un involucro con della polvere bianca appoggiato sulla credenza e hanno sospettato che si trattasse di droga. Quindi hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione, trovando 5 kg e mezzo di marijuana già confezionata in sacchi e sacchetti termosaldati, 50 grammi di cocaina e 150 grammi di hashish, bilancini vari, una bilancia più grande per pesi fino a 5 kg e un apparecchio per termosaldare. Trovate anche due pistole semiautomatiche sotto un mobile della cucina, risultate poi perfette riproduzioni di quelle vere. Il cittadino albanese, che risultava avere già un precedente di polizia per reati inerenti agli stupefacenti, è stato arrestato e condotto in carcere a Venezia, in corso accertamenti da parte degli inquirenti sulla provenienza della droga e delle armi. Mostrano documenti falsi alla polizia di frontiera e all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Due donne albanesi vengono arrestate. Le due cittadine straniere, all'atto del controllo documentale, hanno esibito infatti al personale addetto ai controlli due carte d'identità rumene risultate contraffatte, riconosciute come non genuine a un'attenta analisi eseguita anche con l'utilizzo di appropriate apparecchiature di falso documentale. Nel vano tentativo di convincere gli operatori di polizia della validità dei documenti di identità in loro possesso, le due hanno esibito anche due patenti di guida rumene, ma i poliziotti, non convinti dell'autenticità dei documenti, hanno perquisito le donne e i loro bagagli, trovando dei documenti albanesi autentici con i quali le stesse sono state identificate. Ulteriori riscontri hanno confermato la falsità anche delle patenti di guida. Protezione civile dalla Regione del Veneto, 150.000 euro ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari. Lo ha annunciato l'assessore regionale Giampaolo Bottacin dopo che la Giunta ha dato il via libera al prezioso contributo. La cifra si somma ai 40.000 euro destinati dalla Regione alla formazione sempre dei pompieri volontari e ai 350.000 della convenzione con i permanenti. Sono 30 i distaccamenti nel Veneto, con all'attivo 500 volontari dislocati soprattutto nel bellunese, con 21 sedi. Forze importanti sono presenti anche nelle province di Treviso, Vicenza, Verona e Venezia, con due sedi ciascuna, e nella provincia di Padova con un distaccamento. Un gesto di grande sensibilità e di forte valenza culturale e sociale che abbiamo accolto con stima e gratitudine, nella convinzione che iniziative come queste non solo hanno il pregio di promuovere lo straordinario patrimonio artistico e artigianale del nostro paese, ma anche di diffondere un messaggio di fratellanza e civiltà. Con queste parole l'assessore al turismo e all'agricoltura della Regione Veneto, Federico Canera, ha ricevuto il presepe realizzato dai maestri artigiani napoletani che la Regione Campania ha destinato a ciascuna delle regioni e province autonome italiane e che per quanto riguarda il Veneto è stata collocata a Palazzo Sherryman a Venezia, sede della Direzione Regionale del Turismo. L'opera, che vediamo anche in foto, è stata realizzata e installata dalla ATOM, Associazione Malati e Trapiantati di Organi di Torre del Greco, che nel promuovere progetti di recupero e reinserimento nella vita sociale di malati e trapiantati di organi, realizza mostre per la valorizzazione della produzione artigianale dell'antico presepio napoletano.
Il QAM, Medici con l'Africa di Padova e la Regione collaboreranno invece nella realizzazione di un importante progetto legato alla pandemia da Covid-19. Il sodalizio è stato sancito proprio da un documento ufficiale della Regione. L'iniziativa progettuale è in linea con un piano strutturale sviluppato in Italia da Medici con l'Africa QAM, che valorizza una rete di volontari, professionisti e formatori sanitari collegati alla Fondazione per portare avanti un'efficace risposta al coronavirus in chiave preventiva, con un'attenzione particolare alle comunità più fragili ed emarginate. Il progetto, tra l'altro, prevede il coinvolgimento di strutture sanitarie e universitarie, nonché associazioni di categoria e gruppi di volontari in tutta Italia. Vino Veneto al top, la regione ai più alti livelli d'Italia sul fronte dell'export. Vediamo quali sono i dettagli di un'ottima annata nel prossimo servizio. 14 milioni di quintali di uva per oltre 11 milioni di ettolitri di vino, di cui l'80% a denominazione. I viticoltori veneti attendevano a braccia aperte i dati ufficiali definitivi dell'ultima vendemmia. La regione rimane la prima in Italia per produzione ed export. I numeri sono arrivati in occasione del terzo e ultimo Focus 2020 del Trittico Vitivinicolo, storico evento organizzato anche durante la pandemia, ma in modalità online, da Veneto Agricoltura con Regione e Avepa. Complessivamente la vendemmia 2020 ha prodotto in Veneto 14 milioni e 39 mila quintali di uva, una quantità superiore rispetto allo scorso anno e inferiore rispetto all'abbondante vendemmia del 2018. Di questi 14 milioni di quintali, ben 10 milioni sono DOC e DOCG e circa 3 milioni IGT, a conferma dell'altissima qualità ormai raggiunta dal vigneto veneto. La parte del Leone, come sempre, l'ha fatta il Prosecco. Seguono a distanza siderale tutte le altre denominazioni delle Venezie, cioè il Pinot Grigio, il Conegliano Valdobbiadene, il Valpolicella, Soave, Garda, Venezia, Asolo Prosecco, Bardolino e Valdadige. Portogruaro, convocazione della quinta commissione consiliare, lo annuncia il Comune, appuntamento per mercoledì prossimo 30 dicembre alle 18:30 per la trattazione di tre punti all'ordine del giorno, a partire dalla situazione Covid e alle problematiche relative all'hospice appunto della stessa città dell'Emene. Un gruppo di studenti universitari che frequentano i corsi di laurea di Portogruaro e portogruaresi che studiano in altre università, rientrati anche per motivi economici, hanno inviato un appello al sindaco di Portogruaro per poter riprendere a utilizzare le sale studio della biblioteca comunale, chiuse dal 5 novembre scorso a causa del Covid. Il servizio è stato infatti sospeso, creando un disservizio nell'attività di studio e ricerca. Lo dice in una nota il gruppo politico Tutta un'altra Portogruaro, che alle recenti elezioni comunali ha sostenuto la coalizione di centro-sinistra guidata dal candidato sindaco Stefano Sant'Andrea. Non avendo ancora ricevuto riscontro, dice il portavoce di Tutta un'altra Portogruaro, Sergio Amurri, i ragazzi hanno chiesto aiuto al nostro comitato civico perché si attivi per ottenere uno sblocco, almeno parziale, ma in tempi rapidi, di un servizio molto importante. In molte città universitarie il servizio non è stato sospeso, ma è stato modificato e adattato nel rispetto delle norme anti-Covid. Il comune di Portogruaro invece non ha mostrato, dice il gruppo politico Tutta un'altra Portogruaro, alcun interesse a riorganizzare gli spazi e le modalità di fruizione delle sale. Vedremo se verrà trovata una soluzione per gli studenti. Accordo di programma invece tra Comune di Caorle e Città Metropolitana di Venezia. Arriva una nuova pista ciclabile. Sentiamo. A breve anche le frazioni di San Gaetano e quindi di Ottava Presa saranno collegate al capoluogo grazie alla realizzazione di una pista ciclabile che dal parcheggio scambiatore Eco Park arriverà fino al Ponte Riello sulla SP59. La pista sarà realizzata sul lato sinistro andando da Carlo e Ottava Presa del sopracitato tratto stradale e costituirà il nuovo e naturale raccordo tra i percorsi ciclabili esistenti e l'entroterra. Inoltre, iniziando dal parcheggio in ingresso a Carlo, diventerà punto di partenza
eccellenza per un turismo che sempre più si rivolge anche all'esplorazione del territorio rurale con l'uso di strumenti di mobilità leggera. Con una delibera del Consiglio Comunale è stato approvato infatti il testo dell'accordo di programma tra la città metropolitana di Venezia e il comune di Caorle, sottoscritto lo scorso 15 ottobre, secondo il quale i costi dell'intervento, stimati in 1 milione di euro, verranno equamente ripartiti tra i due enti, restando in capo al comune di Caorle il procedimento relativo alla stesura del progetto e alla sua completa realizzazione sino alla fase di collaudo dell'opera. Nel Consiglio Comunale di lunedì 21 dicembre è stato infine approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e l'adozione della variante al piano degli interventi. È in corso di affidamento invece l'incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo per la direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza. Se non vi saranno difficoltà di natura progettuale, essendo l'opera completamente finanziata e inserita negli strumenti di programmazione del comune di Caorle, si stima di appaltare i lavori nella prossima primavera. Sandona di Piave, la Proloco, ha donato alcuni alimenti alla mensa solidale, lo ha annunciato la presidente della Proloco, Sandonatese. Il consiglio di amministrazione, si legge in una nota, ha deliberato di devolvere parte degli incassi del 2019 per acquistare dolci da consegnare agli utenti della mensa, un modo per sentirsi vicini alle persone in queste festività. Con le difficoltà economiche di questo periodo, la mensa solidale ha visto aumentare l'utenza nel corso dei mesi. Ringraziamo i volontari della Croce Rossa, sempre in prima fila per sostenere le realtà più fragili. San Michele al tagliamento, la cultura non si ferma. Nonostante l'attuale emergenza, l'amministrazione comunale ha deciso di proseguire nell'opera di sensibilizzazione e di promozione della lettura nei bambini e nei ragazzi e di mettere in moto la creatività. In merito, la Giunta ha approvato una delibera relativa alle attività di promozione della lettura per bambini e ragazzi in emergenza Covid-19 attraverso la consegna a domicilio di libri divisi per fasce d'età 0-13 anni. Un notevole impegno questo, con la consegna dei libri a 1090 bambini e ragazzi dell'intero territorio. Dunque, è previsto vento forte, c'è un'allerta del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto. Saranno festività di Natale caratterizzate, secondo quanto viene comunicato dagli enti preposti, da un episodio di maltempo, una fase operativa di attenzione sulle zone alpine e prealpine, costa e pianura meridionale e zone pedemontane, un livello che si configura con il vento forte dalle ore 10 di domani 25 dicembre fino alle 14 del 26 di dicembre, giornata di Santo Stefano. Prevista anche acqua alta verso la fine dell'anno a Venezia e precipitazioni accompagnate da un calo delle temperature. Ma cerchiamo di scoprire ovviamente quali saranno le previsioni per la giornata di Natale domani nelle consuete ovviamente informative del nostro meteo. Con questo chiudiamo il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, l'augurio più sincero di un sereno Natale a voi che ci seguite tutti i giorni con grande passione e attenzione. Per quanto riguarda ovviamente il telegiornale di Telepordenone, l'appuntamento è con lunedì, ma non perdetevi i nostri speciali proprio nelle giornate di Natale e Santo Stefano. Grazie di nuovo, i migliori auguri anche dalla nostra redazione del Veneto, Linea al Meteo. Venerdì, cielo molto nuvoloso con possibilità di qualche modesta precipitazione, soprattutto nella prima parte della giornata. Rasserenamenti in serata. Temperature in diminuzione con minime raggiunte in serata. Rinforzi dei venti da nord-est in pianura, settentrionali in quota.